Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Che è nato il re dei Giudei. Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Thank you.
La solennità dell'Epifania, come si evince dal suo stesso nome, celebra la manifestazione di Gesù alle genti attraverso la rievocazione dell'adorazione dei magi, del battesimo di Gesù al Giordano e del miracolo dell'acqua tramutata in vino a Cana. Sono queste le tre realtà che danno inizio al ministero di Gesù, rivelando la sua identità e la sua missione. Il brano evangelico odierno racconta dell'adorazione dei magi. La narrazione del battesimo e del miracolo di Cana costituiranno il Vangelo delle due altre domeniche successive. I magi sono sapienti cercatori delle vie di Dio. Giungono da Oriente e cercano il bambino nel segno della stella. La stella è il simbolo della regalità nel mondo antico. Nella scrittura, la regalità del Messia è celebrata come una nascita dal profeta Isaia al capitolo 9. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Il segno di questa regalità è la stella, così come è evidenziato nella profezia di Balaam. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Gli scribi a Gerusalemme sanno bene che il vero re deve nascere a Betlemme. Scrutano e conoscono la profezia di Michea sulla piccolezza di Betlemme e sulla grandezza del Messia che a Betlemme deve nascere, perché Betlemme è la città natale di Davide, colui dal quale proviene il Messia, il dominatore in Israele. Eppure Erode si turba. La sua atarassia, cioè questa falsa pace, è sconvolta dalla domanda dei magi. Dov'è il bambino? Dov'è il nato re dei giudei? Erode si turba e con lui tutta Gerusalemme. L'accoglienza grata che fingono di donare, l'aiuto ai magi che fingono di portare, è segnato dall'egoismo, dall'ipocrisia e dalla doppiezza. Dietro parole amabili si nasconde un cuore sospettoso che non vuole donare nulla e non vuole ricevere nulla, perché è pago solo di se stesso. Erode chiede ai magi di informarsi accuratamente dove sia nato il bambino, ma in realtà lui, gli scribi, tutta Gerusalemme, non vogliono riconoscere il compimento delle scritture. I magi, al contrario, si mettono in cammino, ricercano umilmente e riconoscono la grandezza del bambino, ben più importante che loro. Ritrovano la stella offuscata dalla menzogna di Erode e di Gerusalemme e ne gioiscono pienamente. Entrano nella casa, accolgono il dono, il bambino, dalle braccia della madre. Adorano veramente, non come Erode che diceva di voler adorare, ma in realtà era tutt'altro. A loro volta i magi donano con generosità, adombrando nei doni il destino stesso del bambino. Egli sarà riconosciuto re Messia, loro. Si rivelerà come Dio, l'incenso, morendo per amore, la mirra. I magi non presumono di se stessi, ma interrogano, sono cercatori di Dio. Non sospettano neppure di Erode, perché il loro cuore ama la semplicità. Un sogno li avvertirà di non tornare da lui. I magi sanno essere attenti e obbedienti ai segni dei tempi e alle voci della natura che li guidano. Ritornano nel loro nascondimento per un'altra strada. Il testo greco parla di anacoresi, perché la vita del cristiano dopo l'incontro con Gesù è silenzio e nascondimento, e la vita del cristiano dopo l'incontro con Gesù va per un'altra strada, perché l'incontro con Gesù sconvolge ogni certezza, ridona una nuova vita e una nuova dignità. L'incontro con Gesù è conversione al Dio che si rivela nell'ascolto silenzioso. Thank you.